L'argomento di oggi sono le reti sequenziali. E ci concentriamo in particolare su come si ottiene un circuito elettronico che implementi una rete sequenziale, basandoci su gli esempi dei più semplici. Vedrete che guarderemo come rete sequenziali essenzialmente e flip-flop. Allora, innanzitutto, per introdurre il concetto di reti sequenziali dobbiamo partire da un blocco essenziale che si chiama latch, in particolare il cosiddetto latch bistabile. Il latch bistabile è un circuito che ha due stati di riposo e che essenzialmente si ottiene facendo un anello con due inverter. Vedete, abbiamo due inverter collegati in modo tale che l'uscita di uno sia l'ingresso dell'altro. Quindi disegniamolo in questo modo, perché così viene più semplice attribuire un nome ai vari elementi. Chiamiamo questo 1 e questo 2, inverter 1 e inverter 2, e quindi abbiamo VI1, VU1, questo sarà VI2 e questo sarà VU2. Sono le tensioni tra quel nodo e la massa. Va bene? Allora, in un latch abbiamo che l'uscita dell'inverter 1 va all'ingresso dell'inverter 2 e l'uscita dell'inverter 2 va all'ingresso dell'inverter 1. Quindi questa è viene collegata all'ingresso dell'inverter 1. Esattamente lo stesso disegno di prima, ma per comodità chiamiamo Q e Q negato le due variabili all'uscita del primo inverter e all'uscita del secondo inverter. D'accordo. Ecco, un sistema del genere ha due stati stabili che si individuano piuttosto facilmente. Per esempio, se l'ingresso del primo inverter è 0, avremo che VU1 sarà uguale a VDD, va bene? Se V1 è VDD, anche VI2 è VDD. Questo è uguale a VI2, e quindi VU2, se l'ingresso è VDD, l'uscita del secondo sarà 0 e ovviamente torna, perché deve essere uguale all'ingresso di VI1, all'ingresso del primo. Quindi questo è uno stato stabile. In pratica corrisponde a dire Q uguale a 1 e Q negato uguale a 0, che V1 è alto, quindi questo è il primo stato stabile. Il secondo stato stabile è quello opposto, quindi scambiando di posto l'1 e il 2. Cioè abbiamo stavolta nel secondo stato stabile che VI1 è uguale a VDD e quindi l'uscita dell'inverter 1 sarà 0, che sarà anche l'ingresso dell'inverter 2, e di conseguenza l'uscita dell'inverter 2 dovrà essere uguale a VDD, cioè uguale all'ingresso dell'inverter 1, come abbiamo attribuito prima. Quindi vedete, sono due configurazioni, tutte e due accettabili. Questa chiaramente corrisponde ad avere Q uguale a 0 e Q negato uguale a 1. Vedete, ci sono due configurazioni. Quando dico due stati stabili, cosa intendo? Intendo dire due punti di riposo, tutte e due accettabili. È una cosa che, non vediamo ora per la prima volta, perché anche per esempio nel comparatore con isteresi, Trigger di Schmidt, ci potevano essere due stati stabili all'interno per il valore dell'ingresso entro l'isteresi, no? Quindi non è una cosa totalmente nuova. Perché è particolarmente importante? Perché come facciamo noi a sapere se
il circuito, cioè se questo latch è nello stato stabile 1 o nello stato stabile 2. In realtà dipende dalla storia precedente. E le reti sequenziali sono circuiti di questo tipo, cioè che hanno una implementano una funzione logica con memoria. Perché in una rete sequenziale l'uscita dipende dal valore degli ingressi e dalla storia precedente, che viene memorizzata in dei particolari registri, e vedrete che il latch bistabile è adatto a realizzare dei registri. Vedete, tutte le volte che uno ha due stati stabili, pensa sempre a poterci realizzare una memoria, no? Se io metto il latch nel primo stato stabile, per esempio, e memorizzo un 1, se lo metto nel secondo stato stabile, memorizzo uno 0. In questo modo vedrete, il latch diventerà un blocco fondamentale per qualunque registro si voglia fare. Va bene? Allora, può essere, dunque, come facciamo sempre per la logica digitale, a parte i due stati stabili, può essere interessante vedere le caratteristiche di trasferimento, perché in generale sia gli ingressi sia le uscite sono tensioni che appartengono, che possono avere un valore reale qualunque tra 0 e VDD, per esempio. Ma com'è che si fa a vedere? Beh, noi vedete, noi possiamo scrivere VU1 in funzione di VI1. Questa sarà la caratteristica di trasferimento dell'inverter 1. Poi possiamo scrivere VU2 in funzione di VI1, che è la di VI2, che è la caratteristica di trasferimento dell'inverter 2, giusto? Ma VI2 è uguale a VU1, quindi noi qui possiamo scrivere VU2 è una funzione di VI1 di VI2 che è VU1, che a sua volta è una funzione di VI1. Quindi possiamo scrivere VU2 come funzione di VU1 che a sua volta è funzione di VI1. Quindi in pratica possiamo scrivere VU2 in funzione di VI1, ok? Usando le caratteristiche di trasferimento degli inverter. D'accordo? Inoltre sappiamo anche che VU2 sarà uguale a VI1 per come è collegato il latch, perché poi l'uscita del 2 viene collegata all'ingresso del primo. Però studiamo, quindi deve essere soddisfatta nel latch sia la prima condizione sia la condizione a destra. Consideriamole separatamente e poi andiamo a vedere in che punti sono soddisfatte entrambe, perché i punti in cui sono soddisfatte entrambe sono le soluzioni possibili. Va bene? Quindi un modo grafico per rappresentare la cosa è quella di utilizzare un'espressione di questo tipo. Io che cosa devo fare? Allora, voglio rappresentare VU2 in funzione di VI1. Per esempio, un intervallo che va da 0 a VDD, l'uscita andrà da 0 a VDD, quindi sono in questo quadrato. Per ricavare come V2 varia in funzione di V1, io posso fare questa cosa, posso rappresentare un grafico di questo tipo. Guardate, faccio questa operazione qua. Faccio così, prima qui scrivo VU1 in funzione di VI1, ok? Poi mi ricordo che VU1 è anche VI2 e su questo quadrante faccio VU2 in funzione di VI2, cioè ruoto la testa di 90 gradi e faccio la VU2 in funzione di VI2, così che posso leggere direttamente per ogni VI1 che metto qual è il VU2 corrispondente, d'accordo? Allora, disegniamo le caratteristiche di trasferimento.
Qui del primo sarà fatta così, si tratta di un inverter, quindi qui c'è VDD e qui c'è VDD, quindi l'uscita del primo in funzione dell'ingresso del primo sarà fatta così, e poi se guardo l'uscita del secondo in funzione dell'ingresso del secondo sarà fatto così. Devo mettermi in quest'altra direzione. Allora, a questo punto io posso costruirmi il grafico a sinistra, punto per punto. Cioè, come faccio? Beh, per esempio, parto da V1 uguale a 0. Vedete, quando V1 uguale a 0, V1 diventa VDD, quando V2 è VDD, VU2 diventa 0. Quindi questo è un punto. Ho costruito il primo. Se mi sposto e vado qua, vedete, quando vado qua, se l'ingresso è questo, l'uscita del primo lo trovo qua, quando l'uscita del primo la collego la metto all'ingresso del secondo, l'uscita del secondo la leggo qua sopra. Vedete, seguo questo percorso sui due quadranti, quindi mi viene sempre molto bassa qua. Poi vado avanti, per esempio mi metto qua con la V1, la VU1 è qui. Questa sarà anche la VI2 e quindi vedete, viene molto bassa sempre la VU2. Quindi anche quando sono quasi qua, mi viene molto bassa. Se poi mi metto qui, vedete, qui più o meno dove ho la transizione brusca per la VI1, a questo punto cosa è successo? Che la VU1 si è abbassata abbastanza, portata all'ingresso del secondo, mi dà un'uscita abbastanza alta. Quindi qui molto rapidamente questo va su. Così via. Se mi sposto qui, vedete cosa succede? Appena appena un po' più su, la VU1 è già molto bassa, per cui la VU2 diventa quasi VDD. E questo rimane così. Quindi è una transizione molto brusca. Quindi questa è VU2 in funzione di VU1, che è funzione di VI1, il grafico di prima. Per trovare le soluzioni del circuito devo anche aggiungere l'altra retta che dicevo prima, cioè la retta VU2 uguale VI1, perché poi l'uscita del secondo inverter lo collego all'ingresso del primo. Questa è una retta con pendenza 1, è la bisettrice del quadrante, quindi passa da 0,0 e passa da VDD, VDD. Ecco, quello che dovreste notare è che qui, vedete, non ho due soluzioni soltanto, ma ne ho tre. Ho tre soluzioni, questa soluzione qua, questa soluzione qua e questa soluzione qua. Quindi vedete, tre soluzioni possibili. Quindi, perché questa qui? Perché? Perché io ho fatto VU1 in funzione di VI1, poi ho fatto V2 in funzione di VI2 che è VI1, quindi ho fatto l'uscita V2 in funzione di VI1, poi però V2 lo collego a VI1, quindi vale anche quest'altra condizione, V2 uguale VI1. Su quell'altro piano è la bisettrice del quadrante, no? È la retta con pendenza 1. V2 uguale, questa è VU2 uguale VI1. Ok? Allora, vedete, ho tre soluzioni possibili, quindi tre punti di riposo. E che differenza c'è tra quei due che ho detto prima e questi tre? Che ovviamente sono uno in più, due sono quelli di prima, perché vedete, c'è questo qua, V1 uguale 0, che mi dà VU1 uguale a VDD e VU2 uguale 0. Questo l'avevo chiamato prima, l'avevo chiamato 1, e questo qui è quello che prima avevo chiamato 2. Ce n'è uno in più. Questo punto in più è un punto di riposo instabile. Vediamo perché.
gli altri due invece sono stabili e in realtà quindi sono effettivamente raggiungibili. Che cosa vuol dire stabile e instabile? Quindi lo stato del sistema, l'avete vista la stabilità come definizione, lo stato del sistema è stabile se allontanandomi un po', diciamo, una piccola quantità dallo stato del sistema, il sistema ritorna nello stato stabile. D'accordo? Invece è instabile se basta allontanarmi un pochino, no? Una quantità molto piccola dallo stato del sistema, perché il sistema si allontani definitivamente da quello stato. Ok? Allora io qui vi vorrei far vedere perché lo stato centrale è stabile. Classica situazione di stato stabile e instabile, insomma, l'esempio che faccio spesso, per esempio, se prendo una penna così, ok? Una penna incernierata su questo punto, ci metto anche la mano. Questa penna ha tre stati possibili: può stare così, dritta, può stare così, questo è un altro stato stabile, e può stare così. Tre stati. Questo e questo sono stabili, perché se io allontano un pochino la penna dallo stato, ritorna in quello di partenza. Di qua lo stesso. D'accordo? Potete benissimo capire che questo qui non è stabile perché come mi sposto un po', va in uno dei due stati stabili. D'accordo? Per cui cosa vuol dire? Non è impossibile trovare la penna in questo stato, ma è molto improbabile e se ce la trovo non ci rimane molto. D'accordo? Questo è il significato di stato stabile, quindi non mi preoccupa particolarmente lo stato stabile. Ora vi devo far vedere perché quello stato è instabile. Come si fa? Immaginate che per qualche motivo, ok, qui si parta da questo punto e V1 aumenti, ok? Se V1 aumenta, mi allontano un po' dallo stato. Che cosa succede? Se V1 aumenta, immaginate che si sposti qui, V2 subito sale a questo valore. Però V2 viene riportata all'ingresso come V1, quindi me la ritrovo qui. Per fare il conto per bene lo posso portare direttamente qui. Me la ritrovo qui, la nuova V1. VU2 quindi è arrivata in questo punto. Scusate, VI1 è arrivata in questo punto, quindi la nuova VO2 diventa questo. Se VU2 poi viene riportata in ingresso, mi trovo un ingresso a VDD e quindi l'uscita me la ritrovo subito sul punto 2. Ok? Quindi appena mi sposto un po' verso l'alto rispetto allo stato instabile, subito ho la caduta sullo stato stabile V2. D'accordo? La stessa cosa succede se invece V1 cala un po', perché se V1 cala un po', appena V1 cala un po', V2 va basso. Se V2 va basso, a questo punto V2 viene riportata all'ingresso dell'inverter 1, quindi V1 è basso e la V2 è bassa, mi sono trovato sullo stato 1. Okay? Esattamente come nell'esempio, come dire, meccanico che vi ho fatto prima. Nell'altro caso invece non succede granché, perché se sono nello stato stabile 2 e per qualche motivo la V1 si abbassa un po', beh, la V2 rimane alta, per cui quando la V2 viene riportata all'ingresso mi ritrovo sul punto 2. Ok? Quindi in pratica di questo stato stabile posso anche non preoccuparmi granché perché di fatto non viene mantenuto per lungo. Basta un po' di rumore termico, c'è sempre un po' di rumore nei componenti e ci si allontana subito. D'accordo? Allora, abbiamo un sistema con due stati stabili e chiaramente quegli stati vengono mantenuti fin tanto che è accesa l'alimentazione. Finché l'alimentazione è accesa, gli inverter funzionano e quindi quando l'ingresso dell'inverter è basso, l'uscita è alta, quando l'ingresso è alto, l'uscita è bassa. Quindi il latch mantiene per un tempo indefinito lo stato, conserva per un tempo indefinito lo stato, fin tanto che la tensione di alimentazione viene fornita. Quando la tensione di alimentazione viene buttata giù, spengo il circuito, chiaramente lo stato si perde del tutto. Allora,
Dunque, quello è il blocco fondamentale. Ora, di che cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo vedere come si fa a modificare lo stato. Per il momento abbiamo visto come si fa, cioè che quando c'è viene conservato. Adesso, se noi vogliamo usare questo latch per fare una memoria, dobbiamo poter imporre lo stato, cioè mettere il latch nello stato 1 o nello stato 2. Allora, com'è che si fa? Bisogna fare una piccola modifica e ottenere quello che si chiama un latch SR. Latch SR non si fa con due inverter, logicamente, ma si fa con due NAND. In pratica, cosa succede? Che questo collegamento che avevamo con gli inverter rimane soltanto per uno degli ingressi, e mettendo una NAND a due ingressi abbiamo un ingresso più disponibile per ciascuna porta che adoperiamo per comandare il latch. Allora, no, voi dovreste notare questo. Se Me lo faccio un po' a margine, spostato. Se ho una NAND a due ingressi, a 1 e a 0, e guardo l'uscita, la tabella di verità è la seguente. Dunque, la scriviamo così. Vedete, ho uno 0 soltanto in questa circostanza e qui ho un 1. Allora, quello che vi vorrei far notare è la seguente cosa. Se prendete la NAND, guardate questa situazione. Se uno degli ingressi è a 1, per l'altro ingresso la NAND si comporta come un inverter. Vedete, se a 1 è a 1, bloccato a 1, Y è uguale a negato, a 0 negato. Analogamente vale la stessa cosa. Se a con 0 è bloccato a 1, Y è uguale ad a 1 negato. Quindi se un ingresso della NAND è 1, la NAND si comporta da inverter. Per cui qui, quando metto S e R tutte e due a 1, in pratica sono nella situazione del latch con due inverter. Perché l'uscita sarà l'inverso dell'altro ingresso. Ok? Quindi se S è uguale a 1 e R è uguale a 1, il latch conserva lo stato stabile. Quindi si comporta esattamente come un latch, con due inverter. Quindi qui qual è il messaggio? Io posso ridurre questo latch con due NAND al latch che abbiamo visto prima se metto S uguale a 1 e R uguale a 1, bloccati così. Quando li sposto da 1, a quel punto modifico lo stato del latch. E in particolare cosa succede? Vediamo un attimo la tabella di verità. Questa non è una rete combinatoria, ok? Rappresenta una tabella di verità un po' discorsiva, perché non è una rete combinatoria. Vedete perché non è una rete combinatoria? Si vede perché all'ingresso ci sono anche le uscite, quindi non posso rappresentarla come una rete combinatoria normale. Allora, però vediamo in corrispondenza delle quattro combinazioni che cosa succede. Allora, abbiamo detto questo qui, in questo caso, conserva lo stato, l'abbiamo già visto, conserva lo stato. Negli altri due casi, beh, guardate, quando la S viene portata a 0, per forza di cose Q va a 1, perché quando un ingresso della NAND va a 0, l'uscita va a 1, a prescindere dal resto, no? Quindi se S è uguale a 0, l'uscita
va a 1, quindi questa situazione. Quando R è uguale a 0, l'uscita dell'altra NAND va a 1, quindi ho questa situazione. Allora, devo riempire gli altri due termini. Vediamo quando metto 0 qua e 1 qui, che cosa succede? Abbiamo detto Q va a 1, quindi all'ingresso dell'altra NAND ho 1 e 1, e quindi l'uscita della NAND fa 0, così. Quando R è uguale a 0 invece, abbiamo detto Q negato è uguale a 1, questo Q negato viene portato all'ingresso della prima NAND, all'ingresso della prima NAND ho 1 e 1 e quindi l'uscita della prima NAND è 0. Allora, questi due sono stati stabili. Uno, zero, zero, uno sono quegli stati che abbiamo visto prima, quindi sono stati che possono essere conservati dal latch. Questo stato qui, in cui tutti e due gli ingressi, in tutti e due Q e Q negato sono a 1, in realtà non è uno di quegli stati stabili là. Questo non è uno stato stabile. Del latch. Perché è importante questo? Perché immaginate che io applichi S uguale a 0 e R uguale a 1. Io porto il latch nello stato con Q uguale a 1 e Q negato uguale a 0. Se poi porto tutti e due SR uguale a 1, quello stato stabile in cui si trova il latch viene conservato. Quindi ho scritto il latch, ho portato in uno stato, poi metto SR uguale a 1 e lo stato si conserva. Se lo metto nell'altro stato stabile succede lo stesso. Se porto SR uguale a 0, mi trovo Q e Q negato. D'accordo? Se a un certo punto da 0, 0 passo a 1, 1 come ingresso, a quel punto il latch non è in uno stato stabile, lo porto in una situazione in cui il latch deve conservare lo stato, chiaramente conserva lo stato che è stabile, altrimenti finirà in uno dei due stati stabili. Va in evoluzione, ma non so in quale stato finirà. Okay, quindi mi trovo un sistema che ha un comportamento non deterministico. È chiaramente una cosa che voglio evitare. Mi potrebbe far comodo se volessi fare un generatore di numeri casuali, no? Di bit casuali, ma chiaramente se voglio fare della logica non lo devo fare. Come se lasciassi il pendolo, come dicevo prima, qui nel mezzo e poi non so dove va a finire. Quindi se lo lascio in uno stato stabile, lo trovo là, se lo lascio nel mezzo poi evolverà e non so come va a finire. D'accordo? Quindi in generale questo non si usa. Non si usa perché non. Il motivo per cui non si usa è che poi il comportamento del circuito non sarebbe deterministico. Va bene? Quindi a questo punto abbiamo visto come si fa a scrivere il latch. Si impone una configurazione di SR e si mette il latch in uno dei due stati, poi si porta SR tutti e due alti e il latch conserva per sempre quello stato, dove per sempre ovviamente tra virgolette, affinché la tensione di alimentazione è applicata. Allora, questo S in realtà sta per set e questo R sta per reset. Pratica, vedete, detto in linguaggio comune, è come se avessimo due variabili di ingresso, set e reset, che sono attive basse. Quando set viene portato basso ho Q uguale a 1, quando reset viene portato basso viene resettato Q, quindi viene portato Q a 0. D'accordo? Quindi latch SR di fatto è di per sé una memoria ed è la configurazione classica con cui si realizzano le memorie veloci, quelle che si chiamano SRAM, le RAM statiche in un circuito elettronico.
il blocco fondamentale. Vediamo di estendere il discorso dell'HSR al flip-flop SR per ottenere una vera rete sequenziale. Flip-flop SR è la rete sequenziale, cioè, più semplice che si possa ottenere. Di fatto, in una rete sequenziale, ricordate, ci sono due condizioni che devono essere verificate. L'uscita dipende dallo stato precedente e quindi dal passato, no? E dagli ingressi, è una condizione, e poi l'uscita viene aggiornata a ogni colpo di clock. D'accordo? Per cui abbiamo bisogno, per realizzare una rete sequenziale, anche di introdurre il clock. E questo lo possiamo fare, diciamo, facendo controllare dal clock l'accesso al latch. Pratica nel circuito, diciamo dal punto di vista funzionale più semplice, che cosa si può fare? Beh, vedete, in pratica si usa il clock per isolare il latch, questo è il clock, e poi si usa di nuovo gli ingressi di set e reset. Quindi vedete, dovete ricordarvi al solito che una NAND, quando un ingresso è 1, si comporta come un inverter, e ovviamente quando un ingresso è a 0 dà in uscita sempre 1. Allora, qui si capisce abbastanza bene com'è che funziona. Qui stavolta, avendo portato i set e reset indietro di una NAND, di fatto ho invertito il loro significato, nel senso che adesso il set sarà attivo alto, mentre prima era attivo basso. Allora, com'è che si ragiona? Beh, innanzitutto si capisce che quando il clock è basso, vedete qua, l'uscita di queste due NAND, le prime due NAND, sarà 1, e quindi il latch SR conserva lo stato perché ha 2 e 1 in ingresso. Va bene? Quindi se clock è uguale a 1, il latch, scusate, a 0, il latch conserva lo stato. In questo modo abbiamo il controllo e la temporizzazione col clock. Finché il clock è basso, il latch non cambia. Quando il clock viene portato alto, viene cambiato eventualmente lo stato del latch. Quando il clock va alto, allora che cosa succede? Beh, dipende dal valore di S e R. Vediamolo qua. Se clock è uguale a 1, che cosa succede? Beh, vediamo un po'. A seconda del valore di SR succede qualcosa. In particolare, se SR sono entrambi a 0, allora di nuovo le uscite delle prime NAND sono tutte e due a 1, e quindi il latch conserva. Quindi in questo caso il latch conserva lo stato. Se S è uguale a 0 e R è uguale a 1, beh, cosa succede? Succede questo, che se S è uguale a, detto se R è uguale a 1, allora questa NAND avrà, quando il clock va a 1, uno 0 in uscita. Quindi se questa ha uno 0 in uscita, vuol dire che l'ingresso della seconda NAND è 0, e quindi l'uscita è 1. Avrò quindi qui Q negato uguale a 1. Questo viene portato all'ingresso di questa NAND. Qui avrò un altro 1. Questa NAND ha 2 e 1 in ingresso, quindi l'uscita è 0, e quindi Q è uguale a 1. Ecco, Q è uguale a 0. Ho uno stato stabile. Q negato uguale a 1, Q uguale a 0. Al contrario, se S è uguale a 1 e R è uguale a 0, che succede? Il contrario, praticamente. Se S è uguale a 1, quando il clock va a 1, la prima NAND ha come uscita 0, e quindi la seconda NAND ha come uscita 1. Questo Q va all'ingresso della seconda NAND nel piano di sotto, che ha tutti e due gli ingressi a 1, e quindi Q negato va a 0. Ho l'altro stato stabile. Va bene?
E come già avete capito, succedeva prima nell'HSR, quando SR vanno tutte e due a 1, le prime NAND, no, nel primo piano, hanno tutte e due le uscite a 0 quando il clock va alto, e il latch mi va in uno stato che non è stabile e non devo usare, perché poi quando il clock torna basso, il latch deve conservare lo stato e finisce in uno stato che non conosco. Quindi questo è stato non stabile. Ripeto, stato non stabile non si usa, non si può usare. Si potrebbe usare se volessi fare appunto un generatore di numeri casuali, comunque voglio introdurre una sorpresa, no? Cioè, in pratica non è, a parte quelle circostanze molto particolari, non è una cosa che voglio utilizzare. Le reti sequenziali in generale si descrivono in modo diverso, non con questa tabella verità, insomma, discorsiva che abbiamo scritto adesso. In generale si descrivono in questo modo, cioè si indica come si comporta l'uscita al ciclo n più n-esimo del clock in funzione di SR al ciclo n-esimo. Ora, qui com'è che funziona? Funziona in questo modo. Prima, quando il clock è 0, lo stato viene conservato. Il clock poi viene portato a 1 e lo stato eventualmente viene cambiato. Quando il clock poi ritorna a 0, lo stato viene conservato e quello è, noi vogliamo vedere quant'è il Q dopo che il clock torna a 0 rispetto al Q precedente. Va bene? Facile, avendo già descritto discorsivamente che cosa succede, vediamolo. Gli ingressi hanno queste possibilità. E ovviamente banalmente, se S uguale a 0, R uguale a 0, qui ho scritto il latch conserva lo stato, che vuol dire che Qn più 1 è uguale a Qn, al passo n più n-esimo Q ha lo stesso valore che aveva al passo n-esimo, non è cambiato. Se invece metto 0, 1, avrò che Q al passo n più n-esimo, quando il clock torna basso, conserva lo stato 0, nell'altro caso conserva lo stato 1. E in questo caso invece non è determinato lo stato. Se faccio, diciamo, S uguale a 1, R uguale a 1, quando il clock torna basso non ho la più pallida idea di dove è finito Q. Quindi non è determinato, chiaramente non è da utilizzare. Diciamo, non scoppia niente, non è proibito per chissà quale motivo, è semplicemente indesiderato perché non è più. Cioè non si sa qual è lo stato del sistema. Ok? D'accordo. Giusto per estensione, una cosa molto semplice vederlo da questo punto, possiamo vedere anche un flip-flop di tipo D, come è fatto. Un flip-flop di tipo D in pratica è un flip-flop come quello precedente, in cui però abbiamo soltanto una variabile di controllo, non due, e la variabile di controllo viene ottenuta in questo modo. In pratica questo è il clock, e qui c'è una D unica in ingresso che viene portata alla prima NAND e poi alla seconda invertita. Quindi banale vedere com'è che funziona, perché in pratica cosa avviene? Avviene che ho un sottinsieme dello stato d'ingresso precedente. Vedete, questi qui li avevo chiamati, lo scrivo tratteggiato, li avevo chiamati SR. Praticamente non ho più quattro combinazioni come avevo prima, ma se forzo un ingresso soltanto, potrò avere soltanto le due combinazioni in cui SR sono di segno opposto, cioè sono l'una negata dell'altra. Quindi in pratica D potrà essere 1 e 0. Quando D è uguale a 1, torno un attimo indietro, corrisponde al caso S uguale a 1, R uguale a 0, quindi Qn più 1 sarà uguale a 1. Quindi qui è Qn più 1.
Quando D uguale a 0, sono il caso S uguale a 0, R uguale a 1, se vedete nell'esempio precedente, Qn più 1 uguale a 0. Quindi vedete che cosa succede qua. Qn più 1 è uguale a Dn. In pratica, come si usa il flip-flop di tipo D? Il clock, questo più che un clock, viene adoperato come un enable. Quando il clock viene portato a 0, si scrive perché Q viene uguale a D, poi il clock viene portato a 1 e l'hash conserva finché il clock non viene abbassato di nuovo. Quindi ho scritto nel registro. È proprio un registro a un bit. Registro a un bit, scrivo quando clock uguale a 0, conservo quando clock uguale a 1. Quindi questo più che un clock, chiamato clock perché assomiglia al. Per analogia col nome che avevo dato prima, più che un clock in questo caso è un enable. Va bene? Allora, se guardiamo il disegno che ho fatto prima del flip-flop SR, in realtà, diciamo, dal punto di vista logico, il funzionamento delle porte è chiaro, c'è un po' di spreco di transistori, perché vedete, ogni NAND ha due ingressi, ha quattro transistori, per farla così avrei bisogno di 16 transistori per fare questo flip-flop SR. In realtà la configurazione, diciamo, più utilizzata è una configurazione a 8 transistori o a 6 transistori in cui non si usano delle porte complete, ma si riesce a risparmiare il numero di componenti. E vediamo un po' come è fatto. In realtà è il modo in cui in pratica si realizza. Vediamo il flip-flop SR a 8 transistori. Come si realizza? Beh, in realtà non si usa proprio delle NAND, ma si continuano a usare gli inverter. Allora, che cosa si fa? Si usano due inverter. Ecco qui, mentre faccio questo disegno, vi voglio segnalare una notazione sui transistori che finora non vi ho raccontato, ma che in realtà è molto utilizzata. Cioè, e questa qua, il flip-flop di tipo scusate, il MOSFET di tipo N, ve l'ho fatto vedere in questo modo, ve l'ho fatto vedere con questo simbolo anche, no? NMOS. Quando si fa logica digitale, diciamo, spesso si usa una notazione ancora più sintetica che questa, si rimuove del tutto la freccia. Okay? Il PMOS si scrive con questa notazione, oppure ve l'ho fatto vedere anche con questa notazione quando si vuole evidenziare body. Quando si fa spesso quando si disegnano circuiti digitali si usa con quest'altra notazione, con un NMOS ma con l'inversione sul gate, col pallino che indica l'inverter. È un po' più rapido da disegnare, è questo il motivo per cui si fa, però poi insomma nei libri si trova, negli appunti si trova, a me scappa, quindi voglio dire alla fine è bene che lo conosciate. Allora, quindi qui che cosa si mette? Si mettono due inverter che sono questi, poi si mettono a anello, quindi l'ingresso dell'uno si collega all'uscita dell'altro, quindi il collegamento c'è solo quando ho il pallino. Vedete, in questo modo li ho collegati ad anello. L'ingresso dell'uno va all'uscita dell'altro. In tutti e due i casi. Poi si usa qui un NMOS controllato dal clock per gestire l'accesso sui gate dei due
sugli ingressi e due B dei due inverter, e poi qua si mette due transistori controllati da SR come pull down in ingresso. Questo praticamente funziona come quello che abbiamo visto prima. Questo è Q, questo è Q negato. In pratica, vedete, proviamo a fare. La cosa si vede bene, ricapitoliamo per vedere che funzionamento sia lo stesso. Vedete, quando clock è uguale a 0, quei MOSFET di passo sono bloccati e quindi rimane il latch isolato che conserva lo stato. Ok? Quindi se clock è uguale a 0, il latch è inaccessibile, ho due inverter ad anello, lo stato viene conservato. Quindi se clock uguale a 0, il latch conserva. Se invece clock è uguale a 1, allora questi due transistori di passo conducono e quindi a seconda del valore di S e di R posso avere situazioni distinte. Quindi dobbiamo vedere cosa succede in base ai valori di S e R. Ecco, questo si comporta, c'è una cosa che è leggermente opposta a quella precedente, perché vedete in questo caso, collegati così, quando S e R sono tutte e due 0, allora questo non conduce, questo non conduce, il latch è isolato, quindi il latch conserva. Questo finché i due inverter sono lasciati, come dire, liberi, il latch conserva. Qui c'è la tensione di alimentazione. Quando S è uguale a 0 e R è uguale a 1, beh, qui si vede abbastanza bene, quando R è uguale a 1, cosa succede? Questo nodo, siccome anche il clock è alto, quando R è uguale a 1, questo nodo viene collegato a massa. Questo nodo è all'ingresso del secondo inverter, quindi l'ingresso di questo inverter va a 0, quindi Q negato va alto. Q negato va all'ingresso dell'altro inverter e quindi l'uscita dell'altro inverter, che è Q, va bassa. Quindi ho Q uguale a 0 e Q negato uguale a 1, ovviamente. Quando S è uguale a 1 e R è uguale a 0, invece avviene la cosa opposta, cioè S è uguale a 1, quindi è Q negato che viene portato a 0, ma questo è anche l'ingresso dell'altro inverter, quindi Q va a 1 e quindi mi trovo in quest'altra situazione. Quando invece S e R sono entrambi a 1, e ho il problema che di nuovo lo stato non consentito, perché S uguale a 1 mi porta questo ingresso a 0, quindi mi porta l'uscita dell'inverter e l'ingresso dell'altro inverter a 0, e R uguale a 1 mi porta l'uscita del secondo inverter e l'ingresso del primo inverter a 0, quindi mi portano a 0 gli ingressi e le uscite di tutti e due gli inverter. È chiaro che è una situazione forzata, uno stato non consentito, perché quando il clock torna basso, il latch isolato troverà la via per raggiungere uno stato stabile. Non è quello che viene imposto. Quindi questo è non stabile. Quindi c'è, in questo caso, rispetto all'esempio precedente del flip-flop, c'è un'inversione tra la situazione in cui il latch conserva lo stato e quello in cui lo stato non è stabile. Stavolta il latch conserva lo stato con SR uguale 0,0. Però, a parte questo, il funzionamento è lo stesso e vedete in pratica basta la metà dei transistori. Quindi di nuovo, scrivendo il comportamento come si fa con una rete sequenziale, abbiamo questa situazione. SNRN 0,0, Qn più 1 è uguale a Qn, altrimenti 0,1 mi fa 1, 1,0 mi fa 0, 1,1 non determinato. Va bene. Diciamo, questa situazione è molto usata. Se non ho bisogno del primo caso, ci sono tante situazioni in cui non ho bisogno di avere uno stato
cioè una configurazione di ingressi che mi conservi lo stato, perché semplicemente posso usare il clock come un enable, quindi quando voglio conservare lo stato semplicemente tengo il clock basso. Quello è un caso tutto sommato abbastanza frequente. Quando mi basta usare il clock basso per conservare lo stato, posso risparmiare un paio di transistori e usare il cosiddetto flip-flop SR a 6 transistori, che è molto frequente per la realizzazione delle memorie. E come si fa? Semplicemente si mettono due inverter . Si usa il clock per l'accesso e poi si usano direttamente collegare qua SR. In pratica qui che cos'è che succede? Che quando il clock è basso il latch è isolato, quando il clock è alto invece. Se S è uguale a 1, questo nodo viene portato a 1, R è uguale a 0, questo nodo viene portato a 0. Se S è uguale a 0 e R è uguale a 1, porto il latch nell'altro stato stabile. Se S e R sono tutte e due a 0 o tutte e due a 1, sto portando il latch in uno stato che non è stabile, quindi non va bene. In pratica, quindi diventa questa la soluzione. Quando ho 0,1 e 1,0 so cosa succede. Quando ho 0,0 e 1,1 ho tutti e due casi di non determinato. Quindi di fatto devo garantire che in questa situazione non funzioni mai il circuito. Facciamo un attimo una pausa.